Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video haul. Non di Shein, ma sono andata proprio nei negozi fisici di persona, me medesima, da H&M, da Primark e poi ho anche fatto un piccolissimo saltino, proprio così sono riuscita, da Piazza Italia. Lo so, qui alle mie spalle vedete ancora qualche decorazione natalizia, però ho già tolto un bel po' di cosine. Voglio aspettare un altro po' di giorni e godermi ancora questo mood, anche se sì, ormai le feste sono belle che finite, ma non ci importa. Ma adesso iniziamo con il video. Prima di tutto però mi raccomando, attivate la campanellina, cioè io non ho parole ragazzi, cioè appena ho iniziato a registrare cani, clacson, vento, io boh, non ne ho idea. Molto bene, iniziamo veramente con il piede giusto. Comunque ragazzi, attivate la campanella così non perdete nessuna notifica ogni volta che carico un video tipo questo. Inizio con H&M, anzi no, con Piazza Italia. Ho preso proprio due cose in croce perché in realtà credevo di trovare di più. Due cappelli, molto molto banale come cosa. Iniziamo proprio con l'ovvietà. Questo 5,95€, semplice berrettino color terracotta, che credo andrà a sostituire l'altro che ho appunto nell'armadio, un pochino più aranciatino, un pochino più acceso, quindi l'ho preso proprio per sostituirlo, non per aggiungerlo. Sto pensando ragazzi di fare l'ennesimo decluttering, perché le cose si accumulano anche perché io continuo a comprare e ad aspettare i pacchi di Shein. Ce n'è uno in arrivo fra qualche settimana, quindi decluttering sicuramente aspettatevelo, sia di vestiti eccetera, sia di make up. Quest'altro berretto invece è di questo colore blu, un bellissimo blu, né troppo scuro né troppo chiaro, quindi mi piaceva, molto molto morbido, soffice, con il pompon. E questo veniva 7,95€. Dopodiché mi sono data e passiamo ad H&M, come vi pare. Calcolate che non andavo da H&M, non lo so, Da prima del Covid sicuramente. Allora cercavo qualcosa di diverso. In realtà nemmeno io sapevo che cosa cercavo, perché giravo nella speranza che i miei occhi vedessero qualcosa di wow, che comunque la mia attenzione fosse catturata da un qualcosa di insolito. Così è successo, devo dire, per poche cose. Ho preso una cosa che non è assolutamente nella mia comfort zone, non è di colori neutri, non è tinta unita, ma è un maglioncino. E direi che come forma ci siamo, devo dire, perché magari se lo metto dritto ha il mezzo collo, le maniche sono molto molto semplici, molto dritte, ed è a riga ragazzi. Io non porto le righe anche qui da anni, tantissimi anni. Tra l'altro avevo anche fatto uno dei decluttering dove dentro c'erano anche un paio di robe a righe, le ho date via. Le righe non sono nere ma sono blu scuro. Questa è stata la cosa che mi ha fatto decidere di prenderlo, perché sapete che mi sto indirizzando più sul blu scuro, blu notte, che sul nero, perché l'armocromia mi indica, mi manda proprio dritta verso questi colori. Potrebbe dare l'idea di carcerato, sono consapevole, ma io la trovo comunque molto molto carina. E ho pensato di indossarla con un jeans classico aderente skinny, le scarpe bianche da ginnastica, quelle belle alte platform, oppure semplicemente con un jeans bianco. Vedete, vediamo la borsa, mi dà un fastidio ragazzi, ci intuppo sempre, fa un sacco di rumore. Ho preso una cosa super morbida, cioè penso che si veda, non è pile ma non è neanche maglione normale, molto molto morbido. Innanzitutto di questo ho preso la S, veniva 24, porca miseria, 24,99€. Credo che questa io l'abbia presa tipo, ok, mi piace, la prendo, non guardo il prezzo. Infatti credo che sia la prima volta che guardo il prezzo, ma non importa, perché è molto caldo. E poi tra l'altro mi piace tantissimo il modello perché ha le maniche cadenti, davanti è più corta e dietro ovviamente un pochino più lunghetta. Le maniche anche qui sono semplicissime, il collo è un semplicissimo girocollo, ma il colore non è bianco, non è panna, non so se magari si percepisce bene dalla videocamera, ma è un color menta, proprio un accenno di menta, non è quel menta che dici ok è verde menta. Qua dici, sarà verde menta, perché è molto molto tenue, più che pastello. E non lo so, questo colore così tenue, delicato, non potevo non prenderlo ragazzi. Questi colori mi fanno letteralmente impazzire, questi colori indefiniti. Questi colori che dici, ma cosa sarà mai questo colore secondo te? Cioè i colori non colori mi piacciono un sacco. Ah, ok, di questo mi ero dimenticata, perché è un colore sbam. Dai colori indefiniti ai colori sbam, ok. Questa era in saldo se non sbaglio, no non è vero, 14,99€, però mi ha colpito moltissimo perché mi sono detta questo colore non lo metto mai,
questo modello non ce l'ho mai, proviamo. Allora, praticamente è un top con lo scollo a camicia, senza bottoni, quindi è lo scollo a V, semplicissimo, con il colletto fatto sempre a maglia, a costine molto stretto, molto corto, di questo rosso accesissimo, come vedete. È un rosso, voi forse lo vedete più aranciato, ma questo è un rosso bello, bello fragola, mi piace un sacco. Non ho ancora provato niente di tutto ciò, quindi non so dirvi se mi sta bene oppure no. Io penso che il rosso, almeno questo punto di rosso, mi stia abbastanza bene. Poi ovviamente vediamo. Da H&M questo era quanto. Da Primark invece ho trovato un bel po' di cosine, un bel po' di cosine purtroppo. Ma questa busta mi vuole aggredire. Seconda volta che vado da Primark, seconda volta che per il vestiario mi delude un bel po'. Cioè la sezione pigiami intimo, cose comode da casa, era fantastica, bella piena, bella rifornita, ma cose da vestire per tutti i giorni, ok? Quindi no, l'unica cosa da vestire che ho preso, sì, se non ricordo male, è stato questo body. È un body? Sì. Ma io non mi ricordo le cose, ragazzi. Ho fatto questo shopping praticamente quando era l'8, quindi più o meno una settimana fa. Molto bello che mi dimentichi. Allora, questo è appunto un body color panda con il girocollo, manica lunga, semplicissimo, preso solamente per metterlo sotto ai maglioni, perché io mi vesto molto a strato. Già due body di Shein che metto sotto come ulteriore strato, mi ci trovo benissimo. Di questo ho preso la small e veniva 6 euro. La sezione invece di accessori, beauty, skincare, è quella dove mi sono sbizzarrita di più. Allora, innanzitutto ho preso due beauty headbands, cioè le fascette per i capelli bianche, cioè per fare le maschere. E parlando di maschere, ho visto questo set, appunto per applicare le maschere, di pennelli. Sono diversi, uno è proprio totalmente siliconico, nel senso non ha le setole, l'altro è una pallina, praticamente ha come estremità una pallina, forse per massaggiare il contorno occhio, non lo so, e un altro un pochino più piccolo. Adesso vi faccio lo zoom, così cioè sono io che mi avvicino. Ok, ho abbassato tantissimo la luminosità, ragazzi, ma così almeno vedete bene. Questo appunto non ha setole, questo è piccolino ed è di taglio. Questo è quello con la pallina e questo è quello classico con le setoline. A 14 euro, ragazzi, ho voluto prendere queste, ossia le wireless headphones, praticamente le cuffione Bluetooth. C'erano rosa, c'erano, mi sembra, anche di altri colori pastello, anche nere, ma io ovviamente le ho prese bianche. Si vede la mia passione per il bianco. Vi farò sapere sicuramente se funzionano, ragazzi, perché queste cose è bene prenderle sempre nei negozi appositi. Poi a 4 euro ho preso l'ennesimo portafoglietto molto piccolo, di questo color pesca, dettagli dorati. Aspettate che tolgo il cartone. Ok, praticamente, vabbè, alla chiusura a clip qui ci sono gli spazi per le varie carte, i soldini, e dietro c'è la sezione per le monete, quindi quello con la zip. Lo userò? Ma vedremo. Lo scopriremo soltanto vivendo, perché io, ragazzi, dovete sapere che compro ogni tanto random dei portafogli per sostituire quello che ho da più di 10 anni, con l'intenzione appunto di sostituirlo, e poi no, rimango sempre con quello, sebbene io lo trovi veramente terribile, cioè non vedo l'ora di cambiarlo, ma non lo cambio mai. A 2 euro, ragazzi, ho preso questa maschera in tessuto, la marca credo sia PS puntini puntini, Smoothing Sheet Mask. Questa è alla camomilla, vitamina B5 e acqua di rose, quindi non vedo l'ora di provarla. C'era di diversi tipi, infatti questa è appunto color menta, e a seconda appunto delle varie funzioni cambiava il colore della maschera. Invece a 4 euro, vicino alle casse, cioè questa già l'avevo adocchiata un pochino in giro e poi ho detto vabbè, poi ci penso, qua alla cassa me la sono ritrovata, ho detto vabbè dai, ti prendo, lo so che vuoi venire con me. Dato che mi sta finendo lo scrub di Hello Body, che ha i grani un pochino grandi, insomma, ho voluto provare, sì, la marca credo sia PS puntini puntini, perché ricorre anche in questa confezione, vanilla più brown sugar, quindi vaniglia e zucchero. Questa confezione bella grande, quasi 500 ml di scrub corpo. Adesso voglio aprire, perché io ancora non ho aperto assolutamente nulla. Oh mio Dio, ragazzi, mi sono anche sporcata, gelato alla vaniglia. Wow, cioè io dopo mi devo fare la doccia soltanto per... L'ho fatta stamattina, ma voglio rifarla per utilizzarla assolutamente, volevo farvi il video. Lo sapete che prima di aprire le cose che compro vi aspetto sempre, infatti queste soprattutto
sono in attesa di essere utilizzate da appunto da una settimana. E il video, ragazzi, è finito. Non è un mega shopping, non ho preso moltissime cose, ma di tutto quello appunto che vi ho fatto vedere sono super super soddisfatta. Io vi mando un bacione, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!